Fratello Cesare, scrivo in fretta e male. Il fumo mi acceca e sento in me uno strano tremolio, ma certo che molto si avvicina all'esaltazione, a quel non so di strano che ho provato nei momenti di intenso pensare, nelle ore della creazione mentale. Italo Alighiero Chiusano, un dotto italiano germanista, quando vide per la prima volta i disegni, le opere di Ettore Giovanni Mai, gli venne subito spontanea questa definizione: Ettore Giovanni Mai, intensa, brevissima parabola. Un saluto a nome dell'Associazione Amici della Collezione Civica d'Arte. Ci troviamo in questo bellissimo e storico palazzo, opera di Bernardo Vittone, un architetto del Piemonte del Settecento. Il rapporto tra Ettore Giovanni Mai e la città di Pinerolo è un rapporto intenso. Ettore Giovanni Mai si trasferisce con la famiglia Pinerolo nel 1913, un anno prima dello scoppio della Grande Guerra, e ci rimane per lunghi anni. Poi va a Torino, dove, come sappiamo, lavora in una fabbrica, la Lenci, che si occupava di produrre bambole, ma Pinerolo gli rimane nel cuore. E questa cosa emerge chiaramente dai suoi oli, dalle sue tele, dalle sue opere. I suoi eredi decisero di donare tutta la sua collezione, sostanzialmente, alla città di Pinerolo. Ettore nasce a Londra il 29 agosto del 1903 da genitori italiani. Poi torna a Pinerolo con la famiglia. A soli 20 anni, nel 1923, il 27 ottobre, tenta il suicidio. Perché stanco, non ha più la forza di lottare contro l'impossibile. Queste sono le sue parole. Viene ricoverato all'ospedale San Giovanni di Torino e purtroppo muore il 29 ottobre, assistito dalla sua mamma. Sono vicino alla morte e non mi spaventa, tutt'altro. Sono abbastanza sereno, non soffro affatto per nulla e non rimpiango. La sigaretta che fumo ha un odore straordinario, non le ho mai trovate così deliziose. Non tremo più, ho un po' di febbre, sono esaltato, non credo di vedere chiaro. Mi uccido perché stanco, perché non ho più la forza di lottare contro l'impossibile. L'orologio fa tic, tac, e il fuoco ha un rumore strano. Mi uccido perché non posso più vivere, perché non so vivere la vita di tutti gli uomini, perché non riesco a comprendere gli scopi di tutti gli uomini che lavorano, sudano e si danno così tanto da fare. Mi fanno ridere. È un artista che ha pensato, riflettuto, non dico gioito, certamente in cuor suo avrà avuto gioia per quel che riusciva a realizzare. Una gioia però sofferta, una gioia conquistata, la gioia di chi crea, ecco. Però dilaniato da un pensiero di povertà, da una vita povera, da
ambienti poveri, da fatica. Ecco, proprio perché nascono dalla fatica quegli schizzi di persone, di umanità, che lui vede andando a Torino, in treno, persone che lui intravede alla sera lungo i caffè di Piazza Castello di Torino, non disturbando quelli che sono i protagonisti dei suoi schizzi, dei suoi disegni, traendoli in conversazione, a un concerto, col bicchierino dell'aperitivo torinese, ascoltando musica, vestendo cappelli dalla larga tesa delle signore, i grandi commendatori che accompagnano le signore al bar. C'è tutto questo mondo esterno che lui non vuole disturbare e che ritrae in punta di piedi, ma è tale la sua forza grafica che lascia un segno, non solo un segno materiale dato dalla penna, dato dalla matita, ma un segno nella carne, il segno dell'umanità, segno del momento, dell'ora, della vita, dell'età. Sono un vile. Se ancora avessi la forza e il coraggio che aveva 14 anni, avrei forse ancora potuto vivere. Tra qualche tempo avrei fatto vedere ciò che so fare e sarei riuscito a fare. Il pittore. E sono certo che sarei stato grande. Io conosco le mie forze. Io so far molto, ma non posso. Perché non posso darmi tutti i miei sogni? Perché non comprendo le meraviglie del mondo degli uomini che corrono, sudano e si danno così tanto da fare, cercando di conquistare una felicità inconquistabile. Basta! Basta, non ho più voglia. È meglio che legga qualcosa. Sono pazzo. Vorrei dirti tante cose, ma non so.